Eccoci ragazzi, guardate quanti medici sono qua. Ecco, a Lubecca, vicino al mare, bellissimo posto, bellissimo. Avevamo fatto la passeggiata adesso di notte, cioè la sera, fantastico, un posto meraviglioso. Guardate quanta gente è arrivata. Eh sì, comunque anche noi, e siamo contenti, teniamo che siamo fortunati a poter fare viaggi del genere, perché è davvero bellissimo. Il parcheggio qua costa 8 euro per 24 ore e c'è carico, come dicevo, insomma, corrente e tutto il resto. Questo impressionante, questo mezzo. Eh sì, adesso torniamo a fare le nane, magari guardiamo un film e vediamo. Domani mattina magari facciamo un altro giro, poi pian pianino verso casa. Eh sì. Ecco, e come tutte le sere, cinema, cartoni animati. Perfetto. Davvero splendido, bellissimo. Contenti tutti. Notte, notte. Buongiorno ragazzi, eccoci qua alla stazione servizi. Lasciamo le acque grigi, svuotiamo delle acque grigi. Tanto ieri abbiamo caricato con le acque dolci. Abbiamo messo le bici su, ok, tutto bene e si parte. Adesso andiamo in un altro posto, in un'altra città che è verso strada, verso casa, così oggi ci fermiamo là, poi da lì si parte per Hastad. Adesso andiamo alla città di Bremen. Vediamo come sarà, non sappiamo quasi niente su questa città, c'è tutto da scoprire, speriamo che sarà dell'altezza di queste altre. Le acque grigie si svuotano, quindi buono, buono, buono. È stato molto bello qua, questo posto a Lubecca al mare, davvero incantevole, molto bello. Sono senza parole, è una bellezza fantastica qua sul Mar Baltico, fantastico. Poi la sera, ieri abbiamo fatto la passeggiata, alla sera ancora bellissimo, i locali molto chic, belli, i prezzi sinceramente molto, molto buoni, non mi sembra tanto caro e no, a posto, davvero. Posto bellissimo, sicuramente torniamo qua nel futuro, anche perché vogliamo andare in Danimarca, ma vogliamo fare questo viaggio verso la Danimarca in estate, primavera, quando il tempo sarà migliore, ecco, che così ci godiamo di più. Intanto l'estate com'è, si parte verso Bremen. Ragazzi, siamo in Niedersachsen verso Bremen.
Eccoci ragazzi, le anatre che fanno chiasso. Siamo arrivati a Bremen. Qua c'è un parcheggio, siamo vicinissimo al centro storico. Come vedete, sempre in natura, i parcheggi quasi sempre in natura, che la Germania, che l'Olanda, che quello, che l'altro. Siamo parcheggiati là. Bellissimo posto. Prendiamo le bici, tempo bellissimo, e andiamo a fare una bicicletata.
posto dove mangiare un po' di schnitzel e robe varie per questa botte qua che stiamo a riparo dentro. Ha! I tifosi di Werder Bremen. Mangiato bene, bevuto bene. Adesso un altro giretto. Andiamo di là o di là? Sempre avanti. Comunque pieno di gente, ma loro sono abituati a mangiare fuori, stare sulla terrazza, anche se c'è un po' di vento e c'è il sole, diciamo che siamo intorno a, se non sbaglio, 12 gradi più o meno, però va bene, a loro piacciono mangiare fuori, no? Noi abbiamo mangiato dentro quella botte che era bellissimo, faceva caldo, stava bene, e tutto a posto.
proprio oggi c'è la partita tra Werder Bremen e Schalke 04. E sinceramente in città è un'atmosfera molto bella, ho visto tifosi dalle due, tutte e due parti, tipo questi due che hanno una certa età, c'è birra ovunque, tranquilla, la gente senza problemi, si va a stadio senza, non so, non conosco niente di queste due tifoserie, però solo così per dire l'atmosfera che c'è intorno. Poi questo stadio sembra bellissimo, è vicino al fiume qua. Tornati dalla passeggiata, bella passeggiata bicicletata alla città di Bremen, davvero molto bello. Guardate, se vi dico che il campeggio è pieno, non c'è più posto. Adesso quando siamo rientrati non pensavo, ed è bello grande, vi posso assicurare, a più di 100 posti come c'era scritto sull'applicazione. Adesso rientrando abbiamo visto che è pieno, è al completo. Al completo, ragazzi, guardate cosa fanno i tedeschi. Ecco, c'è anche la partita, non lo so se sono venuti per la partita, ma non penso, ma è una città bellissima che vale la pena, ma anche i dintorni. E poi il parcheggio è bello qua, poi piste ciclabili, il fiume. Una meraviglia, ragazzi, davvero una meraviglia. Ho fatto una scoperta della Germania, di questa parte che mi mancava. Poi qua Niedersachsen, una bella scoperta. Poi là la città di Amburgo, la Lubecca, Lubecca al mare. Anche da qua c'è verso il mare del nord, non c'è, non è lontano, e vi posso assicurare che è bellissimo. Però andremo in un'altra vacanza da queste parti, perché vi stupirete quanto è bello. Altro che i tedeschi non hanno il mare, no, c'è, ce n'è, basta prendere il treno, la macchina e viaggiare. E la tenda, il camper, quello che sia, e ce ne sono dei posti. La Germania lo trovo molto bella e interessante. Poi in città ti puoi con tranquillo con la bicicletta, piste di bicicletta, vai tranquillo. Percorsi molto bello, molto ben organizzata, molto bello, niente da dire, altro che. Intanto, ragazzi, vi saluto, ci mettiamo a bere un caffettino, facciamo un pisolino, poi andiamo qua in dintorni, che c'è un bel parco qua, e scopriamo questi giorni, tempo permettendo. Vi saluto e ci vediamo.